Salve a tutti, io sono Gianmarco e oggi voglio parlarvi di appunto un server in casa con XLS, quindi ci facciamo cloud personale, privato e facilmente riproducibile. Voglio dire giusto una premessa che questo non è un tutorial, ma è giusto una serie, un'infarinatura, una serie di spunti che possono essere utili, penso che possono essere utili per appunto intraprendere la strada del self-hosting e anche nell'uso di XLS, che è una distribuzione molto particolare. Quindi, innanzitutto, che cos'è un web server? Un server è semplicemente un qualsiasi computer che si presta a offrire servizi ad altri computer o sulla rete locale o su internet. E il server non è necessariamente il tipo di macchina, quindi per esempio il server è quello tipo da rack enorme, così. Beh, generalmente il luogo, cioè non il luogo, il ruolo che questa macchina svolge. E un server è un server da casa. Casa, quindi per uso personale. Ci mette tempo a caricare? Ok. Perché avere un server? Quindi solitamente le persone utilizzano dei servizi proprietari centralizzati, cioè chi non ne fa uso, nel senso. Quindi si usano questi servizi per svolgere diverse attività, per esempio sincronia e condivisione di file e foto, streaming, chat, videochiamate, social network, collaborazione per lavoro, eccetera. E questi servizi hanno molti problemi. Gran parte di questi problemi non siamo su un server. Quindi i vantaggi di un server sono flessibilità e scelta, ossia si può scegliere l'hardware e il software in base alle proprie esigenze, mentre sui servizi proprietari quei piani loro a pagamento diversi ti danno e quelli ti tirano. Non è che puoi scegliere di aggiungere altre cose, altre estensioni, o almeno in maniera molto più estensiva. Poi c'è il controller di hardware, software e dati, quindi sei tu che controlli appieno il server, l'hardware e ciò che ci gira, e quindi dove vanno a finire i tuoi dati e come vengono utilizzati. Mentre sui servizi proprietari loro possono fare cambiamenti tipo al loro software o ai loro termini di servizio, quando gli pare possono fare quello che gli pare con i tuoi dati personali. Poi anche i costi per lo spazio di archiviazione, perché comprarsi degli hard disk e farseli durare costa molto meno che acquistare per esempio il piano di storage più grande di iCloud o Google Drive o quello che è. Poi scalabilità e migrazione, quindi se si ha bisogno di più si può, appunto se parliamo di un server, quindi di un computer in casa, poiché è un computer uno può anche upgradarlo, può cambiare la memoria, aggiungere più hard disk. O anche cambiare completamente qualcosa del software, mentre al massimo con i servizi proprietari, a meno che non hanno piani speciali ma sono cose riservate più alle aziende, c'è appunto la sindrome del vendor lock-in, come avevo detto prima. Quindi essenzialmente loro non vogliono che tu te ne vada assolutamente. E poi può essere anche un'attività molto divertente, magari non per tutti. Poiché non tutti sono così avvezzi magari nel gestire un server, perché comunque è anche una responsabilità, quindi bisogna fare manutenzione regolare, assicurarsi che il software funzioni, che tutti i dati siano a posto, che la sicurezza sia ben configurata, eccetera. Come si fa un server? Abbiamo tre punti principali: l'hardware, software, cioè il sistema operativo applicazioni, e la configurazione della rete. Quindi per quanto riguarda l'hardware può bastare un qualsiasi computer, anche un vecchio desktop, un vecchio portatile, o anche un single board computer, come ad esempio un Raspberry Pi, che basta che possa stare acceso e connesso ad internet, preferibilmente con cavo 24/7, quindi in continuazione. Poi vabbè, non c'è bisogno di hardware chissà quanto potente, visto che solitamente un uso basilare di un server non richiede molta potenza, a meno che non ce ne sia davvero bisogno. Poi per il sistema operativo abbiamo ovviamente Linux, che è proprio il re del discorso di server, che permette di avere molto software con una grande modularità, quindi molto più adatto ai server. Abbiamo fra le distribuzioni più blasonate Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise Linux e 100S. Però noi ovviamente useremo qualcos'altro, di cui vi parlerò più tardi.
Poi è possibile anche utilizzare un altro sistema operativo per questo uso da un server, come ad esempio uno della famiglia BSD o persino Windows e macOS, solo che questi ultimi due sono desktop first, quindi non sono fatti per i server, quindi potrebbero avere software comunque molto limitato per l'uso da server. E vabbè, un sistema operativo sul server si installa come su qualsiasi PC, fa la chiavetta e la compila dentro. Quindi per la configurazione di rete ci sono questi quattro punti importanti. Come ottenere un dominio con un registro o un DNS dinamico, poi usare il servizio di DNS dinamico, se l'IP pubblico è dinamico, impostare un IP locale statico per il server e aprire le porte del router. Per ottenere un dominio, il dominio è una stringa associata ad un indirizzo IP. Solitamente i domini si acquistano dai registrar, quindi per esempio un namecheap, come vi ho fatto vedere qua. Infatti quella screenshot è dal mio account di namecheap, dove uno appunto va a cercare il dominio che vuole sulla pista. Oppure in alternativa si può utilizzare un servizio di DNS dinamico per ottenere un sottodominio gratuito, quindi come in quell'altra screenshot, una screenshot di DNS, dove uno sceglie il dominio base da utilizzare e poi si crea il suo sottodominio personalizzato. Poi DNS dinamico è un tipo di servizio che serve ad associare il dominio all'indirizzo IP di casa propria. Quindi nel caso di un dominio bisogna andare nel pannello di controllo del registrar e impostare il name server del dominio come il name server del servizio. Quindi per esempio in quella screenshot ho impostato ns1.afraid.org, ns2, eccetera, eccetera, che vanno appunto a afraid.org, che è un sito che offre il servizio free DNS. Poi nel pannello di controllo del servizio di DNS dinamico bisogna aggiungere un A-record, un cosiddetto A-record, che punta al proprio IP. E si dovrebbe creare anche un CNAME record che punta al sottodominio www, in modo che quando uno scrive poi dominio, va effettivamente dove deve andare. Poi la maggior parte delle persone ha un IP pubblico dinamico, visto che le connessioni alla casa solitamente funzionano in questa maniera. Questo significa che l'IP pubblico cambia ogni tot giorni o mesi, quindi sarebbe meglio automatizzare appunto la riassociazione del nuovo IP. Questo si può fare tramite o un cron job, che è uno script che viene avviato automaticamente secondo delle regole di tempo, o con un'applicazione dedicata, come quella di NoIP nella screenshot là, oppure con una funzione speciale per il proprio router. Poi, l'IP locale statico è un indirizzo IP che viene associato ai vari dispositivi dentro la rete locale per poter essere provati. Per esempio, 192.168.1.3, per esempio. Anche proprio un server ne ha uno, ovviamente, però questo può cambiare a meno che non lo si imposti come un IP statico. Questo si può fare dal pannello di controllo del router, che solitamente ci si accede a 192.168.1.1, poi questo può variare a seconda di che router si usi, e si va appunto nella sezione che serve ad impostare IP statici. In alternativa si può anche impostare un IP statico dal sistema operativo dello server. Port forwarding significa aprire le porte del router in modo che certi servizi siano accessibili dall'esterno. Le principali porte che si devono aprire sono la 80, ossia la HTTP, 443 che è HTTPS, e 22 che è la SSH Secure Shell, che non si usa però su Windows. Quindi ovviamente queste porte vanno associate all'IP locale, come in quella screenshot, per esempio io definisco una regola dove scelgo l'IP del server e poi le porte che devo aprire. E poi è bene evitare di lasciare aperte porte che non sono utilizzate, poiché potrebbero comportare qualche rischio per la sicurezza. Ora, che cos'è NixOS? NixOS è una distribuzione Linux molto particolare, che è incentrata su Nix, che è il suo package manager, ed è configurabile tramite Nix, il suo linguaggio imperativo, quindi qui ci sono due Nix, package manager e linguaggio. E lo sviluppo è iniziato nel 2003 per mano di Alco d'Ostra, che stava sviluppando un progetto di ricerca per un modello di sviluppo software riproducibile senza problemi con le dipendenze, senza il cosiddetto dependency hell.
Negli ultimi tempi l'XOS è diventato una distro molto popolare, specialmente fra programmatori e smanettoni che vogliono riprodurre la stessa configurazione del sistema operativo su più macchine. Quindi XOS differisce dalle altre distribuzioni in diversi modi. Quindi la configurazione dichiarativa, questo significa che ogni configurazione di sistema e dei pacchetti si definisce in un file scritto in linguaggio Unix, come quello lì nella screenshot, dove uno va a definire appunto tutti i dettagli del sistema, come deve essere configurato, per esempio che nome deve avere nella rete, il fuso orario, gli utenti registrati, quali pacchetti devono essere installati, eccetera. E questo rende la configurazione anche riproducibile, perché per riprodurre tutte quelle impostazioni basta prendere il file di configurazione, passarlo su un'altra macchina e appunto si ricompila tutto il sistema e con le stesse impostazioni, gli stessi pacchetti. Poi, aggiornamenti automatici e rollback. No, aggiornamenti atomici. Il package manager essenzialmente non è come un package manager tradizionale che quindi scarica i pacchetti e poi li sovrascrive sul posto, perché questo può causare problemi, per esempio se il computer si spegne all'improvviso ci ritroviamo con dei file che non sono ancora stati scritti, quindi file vecchi misti a file nuovi che possono causare problemi. Nix, il package manager di XOS invece non fa così. Scarica le nuove versioni dei pacchetti in delle cartelle separate e cambia dei collegamenti simbolici, quindi come dei collegamenti, che prima puntano alla versione vecchia e poi la fanno puntare alla versione nuova, quindi in caso di problemi è molto facile poter ripuntare alle versioni vecchie dei pacchetti. Poi ha dei pacchetti multiutente, visto che il package manager può distinguere tra i pacchetti di sistema e i pacchetti dell'utente, e sono anche testabili al volo grazie ad una funzione che permette di installare un pacchetto in una shell isolata, per cui uno può provare il pacchetto prima di installarlo effettivamente nel suo sistema. Poi non è conforme al file system hierarchy standard, ossia lui non piazza i file tipo in slash bin, slash etc, slash user, che sono le solite cartelle del sistema Unix, ma utilizza principalmente una cartella che si chiama slash nix slash store, che contiene una serie di file e di cartelle nominati da un hash crittografico, dove dentro poi ci sono le varie versioni di configurazioni, pacchetti e diverse altre cose. Adesso vedremo alcuni esempi di configurazione, di come configurare l'XOS per un server, quindi le configurazioni di base in generale per il sistema, poi come condividere un disco in rete con Samba, come fare un semplice web server con Nginx, poi una serie di altre applicazioni possibili e come creare servizi di sistemi personalizzati. E quindi tutto questo si fa in un file che si trova in quella directory etc/configuration.lisa. Ora orientare il cursore. Quindi qui io ho preso una configurazione autogenerata dagli standard di XOS e ho anche tradotto i commenti. Quindi principalmente dice che modifica questo file di configurazione per definire cosa va installato sul sistema. E si comincia per esempio con questa voce imports che va ad importare la configurazione hardware, quindi i risultati della ricerca hardware, visto che all'inizio quando si vuole installare XOS fa una scansione quindi delle periferiche dell'hardware per capire come vanno configurate. Poi per esempio si può definire il bootloader che si vuole utilizzare, per esempio systemd boot, oppure si può cambiare con grab o refine o qualsiasi altro bootloader compatibile. Poi si può impostare anche un lost name, quindi nome in rete, poi qua si abilita il servizio nel network manager, qua si imposta il fuso orario, per esempio Roma, quindi tutto molto semplice utilizzando appunto questo linguaggio che è più o meno come un linguaggio di programmazione, quindi per esempio possiamo impostare la lingua italiana, varie impostazioni della TTY, possiamo scegliere se abilitare il server X per avere una sessione grafica e possiamo scegliere quale desktop avere, per esempio Gnome, oppure lo si può sostituire per Plasma o XFC, quello che si vuole. Poi qua si sceglie per esempio il layout di schiera da usare nel server grafico,
qua si può anche abilitare il servizio Caps per la stampa. Chiaramente tutte le righe che hanno il cancelletto davanti sono commenti, quindi se sono commenti ovviamente con qualsiasi linguaggio di programmazione non vengono considerati dal compilatore, tra virgolette. Poi si può anche abilitare l'audio con Pulse Audio oppure Pipewire, una seconda oggetto alza con sembra di quello che si può utilizzare. Poi quest'altra linea, l'input serve per abilitare il supporto per esempio dei touchpad. Dei trackpad sui computer portatili, quindi appunto l'XOS non è che è fatto solamente per i server, può essere usato anche su computer normali. Poi si possono definire gli utenti, quindi io per esempio definisco il mio utente Gianmarco, quindi è un utente normale, ok, quindi non è un utente di sistema che non posso, accedere. Poi gli extra, per esempio Will, che serve per utilizzare sudo. Poi qua si possono definire i pacchetti dell'utente, per esempio io ho deciso che nell'utente deve essere installato Firefox e anche TV. Poi password file, perché piuttosto che definire la password o a parte oppure scrivendola in chiaro dentro il file di configurazione, si può anche utilizzare l'opzione password file che permette di puntare alla directory di dove si trova un file di testo che contiene la hash della password generata con il comando mkpass.wp. Poi qua c'è la lista dei pacchetti di sistema che si vogliono installare, per esempio di default ci stanno Vim e wget. Poi ho deciso anche di installare come appunto pacchetti di sistema Screen e Xenotic, che poi vedremo dopo. Poi qua si possono impostare vari servizi come per esempio OpenSSH per avere appunto il daemon SSH per poter accedere alla console dall'esterno. Poi si può impostare anche un firewall usando le porte da aprire su TCP e IP, oppure si può anche disabilitare completamente il firewall. Poi qua un'opzione relativamente recente, copy system configuration, che si tratta di, ossia che appunto come dice nel commento, questo va a copiare il file di configurazione in questa cartella run current system configuration.x, che è utile nel caso si cancelli il file originale per sbaglio. Poi qua l'ultimo pezzo del file di configurazione, che è la state version, che indica la versione con la quale era stata generata il file di configurazione. Solitamente, come dice nel commento, questo valore non va toccato per evitare problemi di compatibilità, per cui si dovrebbe riscrivere molti pezzi della configurazione. Adesso vedremo come fare un disco condiviso in rete. Quindi noi andiamo a definire il gruppo file systems slash mnt slash discone, per esempio, dove vogliamo montare il disco, e su device definiamo quindi il dispositivo a blocchi che vogliamo montare, tipo dev stdv1, anche se non consiglio di usare i blocchi definiti con le lettere, poiché quelli possono cambiare a seconda dell'ordine in cui vengono rilevati all'avvio. Quindi sarebbe più utile magari fare dev by UID, per cui c'è proprio l'indirizzo unico del disco. Poi fstype si specifica il file system, per esempio fst4, e options, queste sono le opzioni che solitamente si vanno a scrivere nel fstab, quindi defaults per impostarsi di default, user per cui deve essere accessibile l'utente, rv poiché deve essere scrivibile e leggibile, e no fail per cui il sistema non va in tilt se all'avvio non trova il disco o non funziona per qualche motivo. Poi dopo andiamo a definire tre servizi Samba, per cui abilitiamo Samba, come tipo di sicurezza mettiamo user, perché poi qua ci sono anche alcune opzioni specifiche di Samba di cui non sono proprio molto informato, ma perché Microsoft è tutta strana. Poi Open Firewall, che è comodo perché apre lui direttamente le porte del firewall senza che uno deve andare proprio nelle impostazioni del firewall a scrivere le cifre delle porte da aprire manualmente. Poi Workgroup, che è una cosa proprio di Windows, server string, cioè il nome, abilitare la cifratura e il tipo di sicurezza sempre user. Poi sempre dentro la grande parentesi di Samba andiamo a definire i shell, quindi effettivamente le cartelle. Quindi generalmente le cartelle che vogliamo condividere. Quindi definiamo questa nuova nuovo shell che si chiama discone, e gli diciamo che la sua directory è mnt discone, che è, insomma, uno può andare a sfogliare i file, non è di solo lettura ed è abilita gli utenti ospiti. Poi possiamo definirne un altro, per esempio home, che quindi la mia cartella home Gianmarco, ritorni no
esempio, che gli utenti Outlook possano entrare, e si può anche forzare un utente specifico. Poi, per hostare un semplice web server con Nginx, semplicemente lo si va ad abilitare e si imposta un virtual host con il dominio di cui si fa uso. Quindi in questo caso, ad esempio, hypermetacloud.com. Si può scegliere se abilitare l'SSL, il rinnovo automatico dei certificati SSL e se forzare poi l'SSL, quindi HTTPS forzato. E soprattutto si definisce la directory dove sono effettivamente i file del server, quindi dove, quando si va su hypermetacloud.com. Poi ci sono molte altre applicazioni possibili, quindi per esempio Nextcloud come cloud personale, di cui penso ne parlerà Giovanni più tardi. Jellyfin per lo streaming di film, serie, musica, e ho sentito dire che può anche essere usato come una specie di libreria di ebook, addirittura, non ho trovato. Poi social del diverso, come ad esempio Mastodon, YouTube e altri. Un server di posta elettronica, anche se non è una cosa che vi consiglio di fare con la connessione di casa, perché se si ha l'IP dinamico si finisce magari nelle blocklist di Spamhaus e altre aziende, quindi bisogna pregarli per farti togliere dalle blocklist. Server di chat, per esempio, un chat decentralizzato come Matrix, XMPP. Server di gioco, addirittura, Xenotic, Minecraft, Mindtest e altri giochi. O server per fare chiamate, videochiamate come Mumble, Jitsi, Big Blue Button, eccetera. Tutto ciò appunto si scrive nel file di configurazione. Poi ci sono casi in cui ci sono certi pacchetti, come ad esempio il gioco Xenotic, che permette di creare un server dedicato, che non ha delle opzioni specifiche dove tu vai a definire, puoi abilitare il servizio di Xenotic con queste impostazioni, poiché chi l'ha pacchettizzato su NixOS magari non ha creato queste opzioni. E quindi si può ricorrere alla creazione di servizi esistenti personalizzati. Quindi noi andiamo per esempio a creare un nuovo servizio che si chiama Xenotic Server, evoluto dal target di utente e deve venire dopo il target della rete. Gli diamo una breve descrizione e la configurazione del servizio in sé, quindi di tipo forking, l'utente che deve far girare il servizio sono io. E poi exec start, qua c'è una cosa particolare, ossia dollaro e poi parentesi graffe, dove definiamo packages.screen, poiché come scritto prima nella parentesi dove ci stanno definiti i pacchetti di sistema c'era anche screen lì, poiché appunto NixOS non usa le cartelle Unix normali, quindi l'eseguibile di screen non si troverà su slash bin slash screen, ma si troverà nel Unix store in qualche cartella crittografica strana. Perciò con packages.screen dentro le parentesi del dollaro andiamo a dire appunto a NixOS che deve prendere la cartella giusta nel Unix store che corrisponda a quella versione corrente di screen. E quindi qua definiamo che screen deve avviare il servizio che si chiama Xon, e quindi il nuovo packages.xonotic dedicated, quindi va a prendere la cartella giusta del gioco e avvia il server del gioco. Poi exec stop invece dice a screen di terminare la sessione che si chiama Xon. Poi adesso vedremo alcuni comandi importanti che servono appunto in generale per una risoluzione manutenzionale e gestire il sistema. Ricompilare la configurazione, ossia che ogni volta che si modifica il file di configurazione del sistema bisogna dire a NixOS di ricompilare il sistema, quindi applicare le modifiche fatte al file di configurazione. E questo si fa con il comando sudo nixos-switch. La ricompilazione dura solo pochi secondi, generalmente, e raramente richiede di avviare. Questo permette appunto di avere meno downtime possibile, specialmente su un server. Poi si possono aggiornare tutti i pacchetti con sudo nix-channel -update e poi rifacendo il comando per ricompilare, perciò viene aggiornato il database dei pacchetti e viene appunto ricompilato il sistema in base alle nuove versioni dei pacchetti. Poi upgrade di una nuova versione di NixOS. NixOS ha una nuova versione ogni 6 mesi, similmente a Ubuntu, anche se esiste anche il ramo unstable che è rolling, più simile ad Arch, che porta aggiornamenti maggiori ai pacchetti. E per fare l'upgrade bisogna fare questa serie di comandi, quindi prima con NixChannel remove NixOS si va a rimuovere il canale della versione corrente di NixOS. Poi con NixChannel add andiamo a dare l'URL della nuova versione, la nuova versione è definita anche dai numeri alla fine, quindi 23.05 è l'ultima versione.
e la chiamiamo XOS, quindi riaggiungiamo il canale con lo stesso nome e rifacciamo l'aggiornamento e la ricompilazione. Però attenzione, perché ogni volta che si fa un upgrade ad una nuova versione potrebbero essere necessari cambiamenti a fare di configurazione, per esempio è cambiata della sintassi oppure dei pacchetti sono stati rinominati o gli hanno cambiato le opzioni o cose di questo tipo, perciò si possono andare a vedere il change log di ogni nuova versione di XOS sul sito nixos.org/blog/announcements. Poi, generazione di sistema e rollback, quindi qua si ricollega appunto degli aggiornamenti atomici, per cui in XOS salva una snapshot ad ogni stato del sistema quando viene fatta una ricompilazione, e queste snapshot sono dette generazioni, e si può fare questo comando sudo nix-env --list-generations-profile e poi la directory del profilo, se vogliamo cambiare le generazioni, cioè se vogliamo vedere la lista delle generazioni o del sistema o del profilo utente. E poi per fare un rollback si fa sudo nixos-build-rollback switch, quindi lo stesso comando di compilazione ma con la voce rollback. Quindi questo è utile se un aggiornamento ci ha causato dei problemi. Poi possiamo cercare pacchetti dalla riga di comando, facilmente con nix search nix packages e poi il nome del pacchetto. Possiamo anche adoperare pacchetti a mano nell'ambiente utente, quindi nixenv-ia il nome del pacchetto per installare il pacchetto, nixenv-q per vedere la lista di tutti i pacchetti installati, nixenv-e per disinstallare il pacchetto definito, e nixenv-u per aggiornare tutti i pacchetti. Chiaramente queste operazioni manuali non verranno prese in considerazione dalle ricompilazioni di sistema, visto che la ricompilazione di sistema ha a che fare solo con il file di configurazione. I pacchetti che noi installiamo o disinstalliamo da qua non sono listati nel file di configurazione, quindi appunto non verranno ricompilati. Poi appunto si possono provare pacchetti in una shell isolata con il comando nix shell-d e il nome del pacchetto, in modo che si entrerà in una nuova shell dove si potrà trovare il pacchetto e questo poi verrà magicamente disinstallato quando si uscirà dalla shell. Poi, insomma, XOS è un argomento anche molto più complicato di quanto spiegato, perciò ci sono molte risorse online per poter saperne di più, per esempio il sito ufficiale XOS.org, anche il manuale su XOS.org manual, oppure con il comando XOS-help. Poi c'è anche la wiki gestita dalla community, XOS.wiki, e c'è anche un comodo da parte del sito di XOS, search.xos.org, che permette di poter cercare pacchetti e opzioni dei vari servizi in maniera facile dal proprio browser. Poi esistono anche strumenti come Home Manager che servono, cioè strumenti Home Manager io non l'ho mai usato, non ho mai neanche capito esattamente come funziona, visto che è molto complesso, e permette di poter gestire il profilo utente in maniera più avanzata anche con per quanto riguarda tipo le configurazioni, i file di configurazione, tipo quelli sotto punto config. E poi anche i nixplates, che sono essenzialmente delle dichiarazioni della versione precisa che puoi bloccare in un pacchetto, per esempio, se vuoi che sia sempre quella stessa versione, anche dopo aggiornamenti futuri. Appunto, XOS non è utile solamente ai server, si può usare anche per i computer normalmente. Molta gente li usa per avere ambienti di sviluppo software sempre coerente ed estensibile, perché è uguale su tutte le macchine che hanno. E forse lo vedremo anche sui telefoni, perché ho sentito dire che lo stanno portando anche sul iPhone. Ora, questo qua è Artemis, che è il nome in codice del mio home server nuovo che ho a casa. Quindi ho riutilizzato un mio vecchio computer fisso, che ha un Pentium di generazione Skylake, 16 GB di RAM, per fare un home server più potente di quello che solitamente ho. Quindi ho anche installato XOS, appunto, perché sul server vecchio ho Debian e a volte gestire alcune configurazioni, sapere dove stanno i file di configurazione sono una cosa un po' complicata. E quindi ho preso tutti i componenti e li ho messi in questo case compatto che si chiama Identity Book. Quindi qui una foto del mio bellissimo scaffale con il server nuovo, che tra l'altro ironicamente proietta anche la luce d'accensione sul mobile che sta sopra, quindi so sempre che sta acceso, mi basta alzare lo sguardo. Poi questo è come è fatto dentro, per esempio questo case c'ha questa griglia dove uno può montare gli hard disk con quei buchi per le viti, oppure si possono montare anche delle ventole al posto loro. Qui c'ho tutta la configurazione con la shell personalizzata, ZSH con il defetch all'alunno.
il file di configurazione che uso io ha più di 500 righe, quindi c'è molta roba che ci gira su qualcosa. E attualmente ho diverse cose, come ad esempio il mio sito web, il mio server Git, un nodo Synteam che è uno strumento per sincronizzare file fra più dispositivi, un server di gioco per Xenotic, uno per Minecraft, poi dei server di chat, server PeerTube, Homecast, una capsula Gemini addirittura, quindi si può così installare tutto su MixOS. E in futuro voglio migrare il resto dei servizi dal server vecchio al server nuovo, voglio anche aggiungere diversi hard disk molto capienti, tipo da 16 o 18 tera, usate con ZFS, visto che se ne parla sempre molto bene in ambito server, sviluppare anche strategie di ridondanza e di backup, impostare un nodo modello privato così che quando apro l'applicazione non devo aspettare ogni volta 3 ore che si sincronizzi, e anche impostare un client di torrent headless Agicon permettente, perché insomma noi vogliamo scaricare sempre solo cose legali. Allora, la cosa migliore sarebbe farsi un backup dei file di configurazione, quindi configuration.x sarebbe meglio appunto copiarselo per esempio su un server esterno, su un server Git. Poi per i dati personali, quelli non sono gestiti dal sistema di rollback, quindi anche di quello dovresti avere un backup. Ma appunto se tu fai il backup del file di configurazione, tu basta che reinstalli il sistema operativo, gli dai il file di configurazione e quello riposta tutti i pacchetti e tutte le impostazioni come vuole lui, cioè come vuoi tu. Sì? Sì, può essere eccessivo, io l'ho imparato comunque nel tempo, cioè neanche imparato tutto perché ci sono ancora molte cose che non so, ma è comunque roba che faccio nel mio tempo libero, quindi non so se verrà mai adottato a livello aziendale, insomma, per cui diventerebbe comunque uno standard alternativo, però è comunque appunto, come avevo detto, qualcosa di che può essere molto complesso, quindi ci sono varie risorse per aiutarti. Cioè nel senso di eseguire applicazioni standard e devono essere specificamente pacchettizzate per MixOS, altrimenti si dovrebbero fare baggage strani oppure si possono usare i container tranquillamente. Ah sì, pure Flatpak, quindi anche per uso desktop ci sono quei pacchetti. Sì? Sulla porta 22 ci sono sempre i bot che vanno a spammare la porta, cercare di entrare, spammare la password, e quello si può anche prevenire impostando il server SSH come password key only, quindi non richiede la password ma richiede la passkey, quindi la chiave SSH. Nessuna altra domanda?